Ciao a tutti e benvenuti su Cantare R&B. Mi presento, io sono Alessia, ma potete chiamarmi Ale. Oggi sono super contenta perché finalmente sono riuscita a tornare da voi. Ho un periodo un po' incasinato, ma oggi finalmente sono libera per registrare questo super 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 tutorial fatto bene per voi, visto che me l'avete richiesto in tantissimi. Avevo anche dato l'opzione su Instagram e Facebook di scegliere tra una e l'altra cantante, cioè tra Sia e Demi Lovato. E Demi Lovato ha spaccato, cioè non c'è stata proprio gara. Tutti quanti vogliono sapere di Demi Lovato, Demi Lovato, Demi Lovato, Demi Lovato, bla bla bla. Questo perché, a parer mio, anche se un po' è da quel lato lì, è una che canta delle canzoni pazzesche, fuori di testa quasi, direi. Soprattutto con dei acuti e questi belting, questa voce un po' alla Rita Franklin, un po' graffiata, però anche un po' rock, un po' edgy. Quindi, come esempio, prenderò Stone Cold, che è una delle canzoni che mi avete richiesto di più. Allora, intanto diciamo che Demi Lovato è un soprano, direi, anche un po' in coloratura perché comunque ha anche lei del melisma nella sua voce, infatti non riesco bene a inquadrarla onestamente, non è una cantante che ho seguito dall'inizio perché inizialmente cantava cose che a me non mi interessano tanto, pop music molto americana, non è che mi piaceva tanto all'epoca. Adesso ha ovviamente cresciuta anche lei e ha cambiato stile, anche se ancora adesso non capisco da una canzone all'altra dove vuole andare, perché per esempio Stone Cold è una canzone quasi rock, pop rock, mentre per esempio Sorry Not Sorry è invece una canzone pop R&B. Quindi partiamo da Stone Cold, per esempio, dove appunto sento una voce molto diversa dal solito. Molto diversa dal solito perché, allora, Stone Cold è una canzone che parla di essere stata lasciata dal fidanzato, dal ragazzo, e lui adesso sta con un'altra. E lei vorrebbe essere felice, lasciarsi tutto alle spalle, però non ce la fa, c'ha proprio le balle girate, è svuotata completamente, soffre come una capra, povera capra che soffre. Boh. E quindi niente, lei si sente fredda come una pietra, non come una capra, fredda come una pietra, appunto stone cold. Poi nel ritornello si incazza tantissimo e dice che vorrebbe essere felice per lui, però alla fine non ce la fa. Continua a essere incazzata, povera Demi. Quindi, appunto, è una canzone molto da un lato intima, da un lato incazzosa, l'ho detto 3000 volte. E partiamo dalla strofa, dove la voce di Demi è completamente diversa dal solito, in quanto vuole dare questo senso di vulnerabilità, di sicuramente di tristezza, di sofferenza. E come lo fa? Lo fa cantando non in modo molto preciso, ma più che altro appunto come se avesse il mal di stomaco. Vi suona come esempio? Stone cold. Come lo fa? Parliamo di tecnica. La tecnica che lei usa è quella di allargare le narici, ne abbiamo già parlato in passato, e creare uno spazio molto ampio qui in modo da far risuonare il suono appunto in questa parte del viso. Stone cold, stone cold, stone cold, stone cold. Oltre questo, aggiunge questo vocal fry che, se non sapete che cos'è, è un registro della voce, ve lo spiego nel video, metto il link sotto nella description box. Un po' di vocal fry, un po' di cry dentro, c'è cioè dentro questo ritorno, questa strofa, scusate. Quindi, vocal fry, stone, stone. Mentre il cry è questo, una cosa che ricorda il pianto. Anche questo modo di cantare la nota partendo da un'altra, stone, stone, che mi ricorda tantissimo Lana del Rey. Non so perché, ma secondo me questa canzone o è stata scritta per Lana del Rey o è stata scritta da Lana del Rey o da qualcuno che ama Lana del Rey. Non so, onestamente non mi sono informata. Mi direte voi se per caso l'ha scritta la stessa Demi Lovato.
E comunque sì, magari l'ha scritta per Lana Del Rey, peccato che Lana Del Rey non la può cantare perché il ritornello è da pazzi furiosi. Cosa viene fuori in tutto ciò? Ricordate, narici allargate, suono qui, che si proietta verso l'esterno, ma nella cavità nasale. Proviamo. Stone cold, stone cold. You see me standing, but I'm lying on the floor. Stone cold. Stone cold. Maybe if I don't cry, I won't feel any more. Stone cold, baby. And God knows I try to feel. Ho un po' stonato. God knows I try to feel. Bene. Adesso passiamo a questo ritornello che è da pazzi furiosi e. Vi dico una cosa, mi raccomando ragazzi, prima di affrontare una canzone del genere, che è veramente da pazzoidi, riscaldatevi bene, fate tanti esercizi e siate sicuri di riuscire a capire la coordinazione che ci vuole nella voce per cantare questa cosa, perché onestamente anche Demi Lovato stessa tante volte, allora diciamo lei l'ha fatta in studio, ok, però poi dal vivo la canta bene una volta e 10 la canta male. Malissimo, che la voce si spacca sul più bello perché? Ma perché è troppo difficile, cioè anche avere questo suono come lei è difficile mantenerlo, è difficile, è veramente difficile questa canzone. Ho detto 3000 volte è difficile, ma lo è. Però passiamo a vedere come poterla affrontare, ok? Che poi alla fine il ritornello è quello che interessa a tutti, io lo sono sicura perché è la parte che spacca di più e con queste note altissime, eccetera, eccetera. Per fare questo suono che ha Demi Lovato senza farsi male, oltre ad esservi riscaldati e tutto quanto, aver fatto gli esercizi, dovete cercare di capire come far partire, diciamo, il suono da una cosa che si chiama faringe, ok? Che è lo spazio che sta tra la fine del naso e la gola. Sapete quando sentite qualcuno rosare così? Se provate, sentite una vibrazione come in fondo al naso. Lì c'è la faringe. Quindi, diciamo, il suono deve provenire da lì. Allora, come fa la canzone di Demi Lovato? Vediamo un attimo la tonalità. Un attimo. Ok, dovrebbe essere questa. Happy for you, now that I am, even if I... La voglia che ci viene a tutti è quello di fare Happy for you, now that I am, even if I... Però questo ci porta a una grandissima fatica perché stiamo cantando in voce di petto e cerchiamo di spingere la voce in alto su queste note. E il ritornello è lunghissimo e ancora più alto va dopo, quindi non è questo il modo migliore, ma è quello appunto di cercare di far venire il suono da là dietro. Esagerato un po'. Happy for you, know that I am, even if I can understand. E mi raccomando. La laringe invece che abbiamo detto che è, cioè, metto il video qui sotto, ma comunque sta qui ed è. Aspetta, perché se dico pallina mi scrivono: non è una pallina. È vero che non è una pallina, per capirsi. Qua. Dun dun dun, sentite, per gli uomini sta dietro il pomo d'Adamo, per le donne invece non c'è il pomo d'Adamo, quindi è questa che sentite. Oh, che si muove. Questa deve restare rilassata, se no vi spaccate. Quindi, Happy for you, know that I am, even if I can understand. I'll take the pain, give me the truth. Me and my heart, we'll make it through. If Per trovare dov'è lo spazio dove parte il suono, ridete. Cercate di ridere come se fosse ad Halloween vestiti da strega. E
questa voce graffiata. A me in questa parte della voce non mi riesce il graffiato. Non ce l'ho lì, ok? Forse mi manca una coordinazione per arrivare a avere il graffiato in quella parte della voce. Però quello che, se succede anche a voi, potete fare è, per esempio, aggiungere sempre questo cry. Happy, happy, happy for you. Perché anche vi aiuta ad arrivare alla nota. E è proprio facilita ad arrivare alla nota e aggiunge questa cosa di sofferenza che tutta la canzone ha. Per la scala invece, come vi ho fatto vedere gli esercizi del melisma, dovete prima, se volete capire come realizzarla, prima fate la piana, non è, vabbè, anche se non è una scala, comunque vabbè, è una serie, un susseguirsi di note, fate la prima piano e poi accelerate finché siete sicuri di averla trovata bene. Potete anche non cantarla forte per impararla. Inoltre, quando sapete che dovete arrivare alla nota più alta, fate il discorso di dire ok. Mentalmente fate finta che il vostro corpo stia scendendo. Un'altra roba importante è ricordatevi che quando fate queste note altissime, non sono solo importanti le note altissime, ma anche come arrivate all'atterraggio. Perché se fate si sente che avete fatto una fatica pazzesca per arrivare là in alto e che non avete il controllo della vostra voce. Io spero di esservi stata utile come sempre e spero che questo tutorial vi sia piaciuto e che abbiate trovato degli spunti per imparare qualcosa della sua tecnica. Come sempre dico, questi non sono tutorial che poi di nuovo mi scrivete: ma bisogna cantare con la propria voce. Io lo dico sempre, cantate con la vo vostra voce e non con la voce degli altri, però in questo tutorial perlomeno abbiamo visto qualche tecnica vocale che serve per cantare queste note alte, stile Demi Lovato, senza spaccarsi. Ricordatevi di iscrivervi al mio canale se vi è piaciuto questo tutorial e se volete aiutarmi a farne altri, mettete un bel like, guardate tutti i miei video fino alla fine e poi soprattutto iscrivetevi, accendete la campanella per sapere ogni volta che carico un video. Quindi vi ringrazio. Vi ricordo che sono anche su Facebook, se avete delle domande da farmi potete scrivermi tranquillamente lì. E anche su Instagram, dove metto su un po' di cazzate, qualche consiglio sul trucco, eccetera, per il palco, per le signorine, che mi piace un sacco. E poi anche sono su Smule, quindi se volete venire a cantare con me, venite tranquillamente. Io vi ringrazio, vi mando un grande bacio e alla prossima!